Oggi prepareremo la torta mimosa. Gli ingredienti sono zucchero, colla di pesce, panna, granarolo, latte intero. Naturalmente acqua per bagnare la colla di pesce e torlo d'uovo, vaniglia. Cominciamo a riscaldare lo torlo d'uovo con lo zucchero. La colla di pesce la mettiamo ad ammorbidire con l'acqua fredda per un 10 minuti. Adesso mettiamo latte intero nei tuorli per fare la bavarese. Un po' di vaniglia. Adesso vado a riscaldare e poi aggiungo la colla di pesce. Continuiamo, aggiungiamo la colla di pesce, aggiungiamo un po' di liquore. Sempre pesato, io l'ho peso prima. Cominciamo ad amalgamare fino a che diventa cremosa per aggiungere nella panna. Così facciamo la mimosa con la bavarese, invece di essere con la crema pasticcera, con il chantilly, qualcuno la fa pasticcera o chantilly. Ripetiamo velocemente cosa c'è all'interno di questo: zucchero, colla di pesce, liquore giallo, vaniglia e poi aggiungiamo alla panna. Adesso la metto in un recipiente per aggiungere dopo alla panna. Naturalmente per fare molte torte devono fare di più prodotto. Adesso si aggiunge la bavarese nella panna, piano piano. Il prossimo passaggio adesso è fare il buco nelle torte, un buchetto così, e togliere il pan di spagna. Si toglie il pan di spagna così. Questo dopo si fa la mollica di fuori, che è gialla. Questa è la mollica di fuori gialla che si fa per la torta mimosa. Dopodiché facciamo questo lavoro qua. Adesso lo passiamo nel setaccio. Prendiamo la mollica, la aggiungiamo qua nel setaccio e la passiamo. Naturalmente il setaccio è grande, potete prendere pure quello più piccolo. Con la mano, pian piano, facciamo questo movimento. Questo qua, naturalmente, viene così la mollica. Adesso mettiamo acqua e zucchero e liquore giallo. È un liquore tipo strega, tipo questo liquore qua. Acqua e zucchero e liquore giallo. Benevento, dipende che gli piace le persone, ma di solito si mette il benevento. Con acqua e zucchero, con il pennello.
Ecco qua. Sempre lo stesso procedimento. E adesso mettiamo la bavarese dentro le torte. Cominciamo a fare in questo modo. Adesso prendiamo il pan di Spagna che abbiamo fatto poco fa e cominciamo a mettere nella torta mimosa. Prima si mette laterale e dopo si mette di sopra, così la torta viene più rifinita, più precisa. Allora, lo spettacolo è quasi pronto, dobbiamo fare il fiore di sopra. Naturalmente ognuno lo fa come vuole, io lo faccio così. Si può fare o così, o se no in questo modo, come uno preferisce li può fare, ma la prima per me è la migliore. Questo è il fiore che facciamo di sopra per la torta mimosa, ora facciamo quella grande. Quando è grande si può aggiungere anche due puntini, così per quanto viene più piena la torta. Guardate che spettacolo, avete visto la torta mimosa con la bavarese. Vi consiglio, quando è pronta così, metterla nel congelatore un 4-5 ore e dopo passarla nel frigorifero. Di solito si mette nel congelatore e poi si passa nel frigorifero quando si deve consumare 3 ore prima. Ecco qua, ecco la torta mimosa di oggi.